Coppa Italia Online, sesto turno, incontro tra Cagliari e Devils, gioco con Nicola Spiro. Ok, si inizia. Cinque tre mi colpisce. Sei tre. Aumentiamo il contatto. Doppio due. Farei casa 11 e casa 4. Vediamo di tirare un 4 o un 5. 6-4. Potrei colpire e venire avanti col 6, ma troppi blot per i miei gusti. Preferisco giocare questa e fare l'ancora. Quattro uno va sull'11. Sono in ritardo in corsa di parecchio. Doppio due. Giocherei questa, questa e questa. Sperando che non tiri il 4, invece tira puntualmente il 4. E 1, colpiamo, doppio 5. Qui mi serve assolutamente un 5, niente, doppio 4, questo è un double pass molto netto, potrebbe essere anche un too good, adesso è sicuramente too good. Però se riesco ad ancorarmi sul 2 o comunque a colpire, potrei giocarmi la partita. Niente, uno. Non copre. Ancora la possibilità di tirare un 2. O almeno di ancorarmi sull'1. Niente, 2. Copre il 2, devo assolutamente no, preferisce questa, no, ho qualche dubbio. Colpisco. Devo sperare di ancorarmi al più presto. Niente, danzo. Serve un 3. Niente, danzo ancora. Qui fa casa 3. Mi serve assolutamente l'ancora. Riesco a farla. Ma ho troppe pedine sul bar. Ne colpisce un'altra.
se riesco a rientrare rapidamente con le due pedine, ho ancora una posizione tenibile. Niente, danzo a ripetizione. Continuo a danzare. Se due non è un bellissimo tiro per lui, ma col fatto che ho due pedine sul bar, continuo a danzare. Altro 6-2. Niente. Finalmente un 2. 6-4 si scopre, servirebbe un 6, arriva il 6 e arriva un 4. Adesso la posizione è da giocare, potrei anche star meglio. Preferisco non cubare. Sei quattro. Sei e 4, preparo per l'eventuale uscita della pedina. 2-1 va sulla mia casa 5. 6-1. Io gioco questa e questa. Dopo cinque, allora il gammon non lo posso evitare nel caso non si scopra. Però per fortuna si scopre. Devo sperare di tirare un 2. Tiro il 2. Fortuna non tira il 5. Tre e uno. Mi colpisce. No, danzo. Non è possibile. Danzo ancora. Devo tirare un 2, altrimenti rischio anche il backgammon. Niente, doppio 5. Però non è backgammon. Tre
Per fortuna il cubo non è neanche a 2. Ok, 2-0 per lui. Ho pensato 1 minuto e mezzo. Doppio 1, ottimo. Speriamo che non tiri un 2 e non esca. Tre 1 è comunque un ottimo tiro. Sei tre. Abbiamo 6 e 3. 5-1 mi colpisce. Però ho diversi tiri di rientro. Colpisce 2. Serve un 1. Niente. 4-2, colpisce e fa casa 1. Colpisce ancora. Però se dovessi ricolpire, no, diciamo che fa casa 8 e casa 10, e poi va sul 10. Questa mi sembra troppo rischiosa. Mi serve un 3. Il 3 arriva. 5 no, andare sull'8 è troppo pericoloso. 5-4 mette in salvo la pedina. Doppio 6, ottimo. Potrei fare, non mi piace fare casa in testa, preferisco giocare questa. Anche se ho solo 4 pip di vantaggio. Qui cubare mi sembra presto. Doppio 6 ancora. Direi 1, 2, 3 e 4. Prossimo tiro è un cubo. Quindi dovevo giocarla safe. Due 1 per lui. Pensato 2 minuti e mezzo. Ottima posizione, mi serve una casa interna per cubare. 6-2. Allora, il 6 è sicuro. Il 2 devo cubare.
o giocare safe. Ho 20 pip di vantaggio. Però, secondo me, devo colpire. Doppio 2. Doppio 5, non è male. Colpiamo e veniamo avanti. Questo è un double? No. Allora, 6-4. Posso fare casa 9, ma lascio molti tiri, oppure colpire sul 5. Mi piace colpire sul 5, però mi ricolpisce, accidenti. 3 e 4. Vengo avanti, corsa all'incirca pari. Fa casa 9. Devo colpire, non colpisco. Facciamo casa. La corsa è all'incirca pari. Faccio casa 5, ottimo tiro per lui. Doppio 3, allora qui vengo avanti. Faccio doppio 6, maledizione. E questo è un double pass nettissimo. Dodici pip di vantaggio, non c'è da pensarci minimamente. Diamo 3-1 per lui, ho pensato 3 minuti. Doppio 2. Sei tre, faccio casa 5. Ok, questo è un double. Sei cinque non è un bel tiro. Danza ancora, ottimo. Faccio casa 4.
Continua a danzare. Doppio 3, posso fare casa 2, casa 6, 7. Allora, io faccio casa 2 e vengo avanti. Aia, si ancora, maledizione. Devo giocare 10-8, non ci sono storie. 4-1, facciamo l'ancora. Allora, slottiamo il bar point, sperando che non tiri un 6, non tira il 6. Adesso mi serve un 1 o un 2 che non arrivano. Devo scappare con una pedina. Ok, secondo me è il momento per scappare. No, mi fa casa in testa, mi serve il 2, doppio 2. Sperare che non rientri subito, non rientra, doppio 3, non è un bel tiro. 1, 2, 3, 4. Non rientra, mi serve un 5 o un 6, niente 5, niente 6. 6, 4, ottimo. 5. 2. Aia, è rientrato. 6. 2. Devo sperare di non tirare un 6-5. Scappa con una pedina. 4-1. Direi questa è questa. Doppio 4 sta facendo un sbarramento pericoloso, se dovessi scoprirmi sarebbe un disastro. 4 e 2. Doppio 4, non è un bel tiro. Doppio 4 anche per lui. Doppio 6-2 è ottimo. E 1. Doppio 6. È riuscito a evitare il gammon. Andiamo 3 pari, mi rimangono 6 minuti, che non sono tanti.
Ok, 3 pari, 6 minuti e 17. Uno fa il bar point 6-5, Aia fa casa 4, 3-2, posso fare casa 4 o casa 5. Preferisco casa 4. Questo è un prime contro prime. Il mio prime è migliore, ma lui. Ma sono in vantaggio in corsa, che è uno svantaggio nella battaglia tra prime. 2-1, maledizione, adesso il suo prime è migliore del mio. Sei. Tre. Questo è un double. E per me questo è un pass. Troppo pericoloso. Complimenti, ha cubato senza esitare. Pur essendo in svantaggio in corsa. Quindi ha valutato bene la posizione, 6-3 mi colpisce. Giochiamo 3 e 5. Fa casa 10. Sei quattro, posso colpire due pedine, ma preferisco fare l'ancora avanzata. Sono in ritardo di 11. Lui ha solo una pedina arretrata. Doppio 4, direi che è ottimo. Allora, questa è sicura, devo anche colpire. Secondo me sì. Doppio 5, maledizione. Adesso è in vantaggio in corsa di 13. Devo far casa. Ok, andiamo avanti. Ha 3 blot in casa. Adesso anche la sua casa è molto forte, avrei fatto casa 4.
Direi 5, 3. La corsa è abbastanza equilibrata. Cinque, tre, viene avanti con le due pedine dal mid. Adesso ha un vantaggio di 7 in corsa. Doppio due, maledizione. Adesso un vantaggio di 8. È difficile che si scopra. Per cui devo correre. Doppio 2, accidenti, tira fuori una pedina. 3-2, pessimo. Doppio 1 non è un tiro eccezionale, però ha già tirato fuori tre pedine. 3-1 è pessimo. Doppio 1, non è bellissimo per lui. Serve un tiro alto, manco per niente. Doppio 1, ancora non è bello. Lui ha da portare fuori 7 pedine. Io 4, 6, 8, sono indietro in corsa, no, sicuramente non posso cubare, 3, 1, tiro schifoso, 2, 1 è brutto, 6 pedine da portare fuori per lui, 7 per me, però no, beh, 2, 1. Preferisco giocare questa e questa. Cinque uno, sempre schifosissimo. Qui mi serve un tiro alto. Sei uno, pessimo. 5 pedine. Questo è un double per lui, double molto forte. Doppio 2. Allora, qui devo uscire. Se gioco 5-3, mi serve il doppio 3. Col doppio 3 esco ugualmente. 1, quindi giochiamo questa. Allora, questo secondo me è un pass. Dovrebbe missare due volte. Cioè, tiri pessimi sarebbero il 2-1, 1-1,
tutto il resto è ottimo. Io passo. Qui devo cubare alla prima occasione. Doppio 4. Questo è un double. Sei cinque, facciamo casa. Qui devo andare per il gammon. Sei uno, secondo me è double hit. Non tira l'uno. Ottimo. No, doppio 4, maledizione, colpisce e copre casa 4, però è un tiro rischioso. 5-2, allora devo rientrare col 2, posso colpire casa 4 o posso colpire sull'8. Allora, io colpisco sul 4 perché se anche facesse l'ancora non andrebbe bene. Ho 4 minuti e 15, non sono pochi. 3-2. Posso fare casa o colpire sull'8. Io preferisco fare casa. Ho rimane un double hit su qualunque tiro. Qui colpisco col 6 e con l'1. E 4 danza 6-2, devo colpire. No, rientra, maledizione. Qui devo giocare questa. Rientra ancora. Però scopre un'altra pedina. 3. E 2. Adesso con l'ancora su 5 le possibilità di gammon sono molto ridotte, per cui il fatto del cubo a 2 è quasi un vantaggio per lui. Colpisco però, ottimo. Colpisco e vengo avanti. Danza, ottimo. Sei. Adesso potrei giocare 20-16 o 11-7. Me sono molto avanti in corsa. Aia, rientra, può colpire sul 5, rischia tantissimo. 3. 4.
4, devo colpire sul 2. Aia, questa è dolorosa. Doppio 4, tiro schifoso. Però sono molto in vantaggio in corsa, devo tirare un 6, altro doppio 4. No. No. E 2. Mi colpisce. Però posso ricolpire con parecchi tiri. Quattro, due, quattro, due, mi colpisce. Danzo, maledizione. Fa casa due, ma meglio giocare 11. Portare in salvo la pedina, tiro doppio 2. Servirebbe un 3-6, niente, 4-6, continua ad danzare. Uno, due, tre, due, tre, cinque. Devo uscire, sperando che non tiri né un 5 né un 3, tira invece il 5. Continua a danzare, 5-4, chiude il prime da 6, fine del match. Chiude anche la casa. Doppio 1, non si scopre neanche adesso. È la fine.